FGC, sono stato assente una settimana perché ho viaggiato parecchio e quindi mi era a volte impossibile fare video. Sono stato assente una settimana perché mi sono fermato volontariamente per riflettere un po' su quello che stava succedendo. Beh, alla fine della storia, che cosa è successo? Che la Juventus è sempre la stessa Juventus. Allegri è un tecnico arrivato al capolinea, è un tecnico che non ha più nulla da dire a questa Juventus, che ormai gioca, diciamo, più su vibrazioni nervose, quindi diciamo è un po' come sono movimenti spinali quelli che la Juventus a volte sono movimenti più forti come oggi, altre volte più deboli, ma diciamo non ha più, non c'è nulla che ci faccia capire, chiedo scusa, che ci faccia sperare che ci sia qualcosa di diverso o di più che questa Juventus possa dare, che questo tecnico possa dare. È successo che il Napoli è campione d'Italia. Complimenti a Napoli, sono contento per la città, un po' meno per quegli imbecilli che indicano che diciamo che lo stadium paragonano lo stadium con la carcere di Poggio Reale o che vanno a rubare nei negozi durante i festeggiamenti. Quelli andrebbero, voglio dire, terminati senza pietà, perché chi danneggia qualcuno o qualcosa, voglio dire, insomma, approfittando delle feste, è una merda che va assolutamente levata dal mondo, perché il mondo dovrebbe essere senza merde. E a proposito di merde, oggi abbiamo la partita Atalanta-Juventus, vinta dalla Juventus 2-0, dove ci sono state tante merde. Le prime merde, quelle che hanno insultato Vlahovic, che sono paragonabili alle stesse merde che hanno insultato Lukaku. Io nel mio video lo dissi allora. La seconda merda è l'arbitro Doveri, il quale arbitro Doveri, invece di sospendere la partita, chiuderla lì, fare un bel referto e fare un culo così ai tifosi e alla squadra, va a dire a Vlahovic: tu adesso devi stare calmo, io ti do una testata sulla faccia e ti spacco tutto. Se fossi stato Vlahovic avrei fatto questo. Perché uno che viene insultato, voglio dire, da un gruppo ampio di tifosi, non deve stare calmo, deve avere giustizia, deve fermare il gioco, pigliare il pallone e andarsene. La partita finisce là, con la sconfitta a tavolino della squadra i cui tifosi si sono resi protagonisti degli insulti. E non me ne frega un cazzo se è un insulto razzista o se è un insulto personale sulla madre. Gli insulti non sono ammessi. Punto. Questo dovrebbe succedere nel calcio italiano, invece delle puttanate, la revoca della squalifica, le scuse via Twitter. No, 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 no. Quindi la seconda merda è Doveri. La terza merda è l'allenatore dell'Atalanta, il quale giustifica i tifosi dell'Atalanta dicendo: no, ma sono maleducati, mica razzisti, perché se fossero razzisti insulterebbero anche i nostri giocatori che sono di quella etnia. Bene, allora, l'insulto è sempre sbagliato, che sia razzista o meno, e l'arbitro dovrebbe sospendere la partita, non interrompere, poi dare 50 minuti di recupero, dovrebbe sospendere la partita, chiuderla lì e fare il suo referto, nel momento in cui l'insulto è talmente forte che può essere sentito da tutto lo stadio, come si sentiva nel caso di Vlahovic, come si sentiva nel caso di Lukaku. Quindi ci sono varie merde, e merda è chi giustifica queste cose. Perché quello che è successo oggi a Vlahovic, come quello che è successo a Lukaku, conferma che dappertutto ci sono queste situazioni. E fin quando ci saranno merde di arbitri, che
che vanno a dire ai giocatori di stare calmi invece di sospendere le partite, non si andrà da nessuna parte. E badate bene che loro dal regolamento possono non interrompere, sospendere la partita e fare un referto, ma si cagano sotto, sono tutti dei Ponzi Pilati, ed è, sono questi personaggi che noi dobbiamo cacciare a calci nei coglioni via dal calcio, va bene? Questi arbitri che si cagano addosso invece di prendersi le loro responsabilità per una cosa giusta, perché quando tu senti degli insulti chiari, diretti ad un calciatore, non devi aspettare che al calciatore girino i coglioni e poi lo ammonisci. No, tu non applichi il regolamento in quel momento, non applichi il regolamento quando dici al calciatore tu stai calmo, tu applichi il regolamento quando prendi la palla, fischi la fine della partita in anticipo, fai un referto e fai un culo così alla squadra, che sia l'Atalanta o che sia la Juventus. In Italia avete rotto i coglioni con questo razzismo, in un altro paese i tifosi sarebbero stati sparati a vista. In Inghilterra c'è la polizia a cavallo, porca puttana, con i proiettili di gomma, si risolvono così le cose. Ecco perché i tifosi sono buoni in Inghilterra e non ci sono le transenne, niente, perché c'è la polizia a cavallo con i proiettili di gomma che spara. Pertanto, invece il caro Gravina, Bodi, invece di fare filosofia, cominciassero a inasprire le regole e le leggi in questi casi, o perlomeno a farle applicare, perché le leggi ci sono in Italia, purtroppo non vengono applicate, perché si cagano addosso le persone. E questa è una vergogna, perché oggi, come durante Juventus-Inter, il calcio ha perso. Altre cose, la Juventus ha vinto 2-0 con l'Atalanta, vittoria meritata, grande Ealing Junior, Pogba sembra, diciamo, sulla via del recupero, Chiesa ancora lontano dall'essere il Chiesa che conosciamo, la Juventus, la solita Juventus di Allegri, molto, voglio dire, conservativa, molto votata alla difesa. Oggi si è vinto perché si sono concretizzate più occasioni, diciamo, un numero superiore di occasioni, l'80% delle occasioni mi pare sono state concretizzate, ma comunque sia, voglio dire, i numeri dimostrano e spiegano che siamo sempre stati comunque chiusi in difesa. Detto questo, la Juventus è seconda, il Napoli è campione d'Italia. Adesso vediamo e speriamo che cosa vediamo che cosa succede, speriamo che il caro Elkan decida di ricostruire questa Juventus. Chissà che le voci su Giuntoli siano vere, chissà che, diciamo, si comincino a vedere un po' di persone dal lato sportivo della Juventus, chissà che si comincia a creare un direttore sportivo, un presidente, si comincia a vedere un po' di calcio, si comincia a vedere un'idea di quello che sarà la Juventus di qui a venire, senza aspettare, voglio dire, che il destino ci cada addosso, perché se si aspetta il destino cade addosso. FGXT, iscrivetevi al canale, ciao.